Approvata la legge sulla semplificazione urbanistica. Il Consiglio regionale alla 34esima edizione del Salone internazionale del libro. Festa del Piemonte, primo via libera in commissione bilancio. Nuova edizione di Consiglio News, bentrovati. Approvata la legge sulla semplificazione urbanistica. L'Aula ha dato il via libera al testo che modifica tre leggi esistenti. Critiche. Le opposizioni. Il recupero dei fabbricati per evitare l'eccessivo consumo di suolo, le ristrutturazioni edilizie, l'utilizzo dei rustici, dei locali sottotetto e dei seminterrati, la delocalizzazione dei fabbricati costruiti in aree a rischio idrogeologico, le premialità e le agevolazioni per i cittadini, le competenze dei comuni in rapporto con i piani regolatori sono i principali argomenti della nuova legge approvata a maggioranza dal Consiglio regionale con 27 voti favorevoli e 16 contrari. La nuova norma sull'urbanistica e le ristrutturazioni edilizie che modifica le leggi regionali 56 del 1977, 16 del 2018 e 13 del 2020 e legge dopo mesi di accesa discussione tra maggioranza e opposizione prima in commissione e negli ultimi mesi in aula. I consiglieri di maggioranza intervenuti per la dichiarazione di voto hanno apprezzato il testo approvato, mettendo in risalto l'importanza di una norma che sostiene il settore edilizio in un periodo difficile per tutta l'economia piemontese e in particolare per l'edilizia. Il gruppo della Lega, a cui appartiene il firmatario della proposta, ha salutato con soddisfazione l'approvazione della nuova legge, sostenendo che si tratta di una norma che va verso la diminuzione del consumo di suolo e che farà scuola anche per la legge nazionale sulla rigenerazione urbana. Per il gruppo di forze Italia il testo approvato costituisce una revisione importante delle norme preesistenti su riuso, recupero e rigenerazione urbana. Una legge ha sottolineato Fratelli d'Italia che è importante per le piccole imprese artigiane, soprattutto in questo periodo di difficile situazione geopolitica che vede i costi delle materie prime aumentati sensibilmente. I gruppi di opposizione, invece, hanno criticato la nuova legge che a loro parere liberalizza in maniera eccessiva le norme edilizie, in particolare sui limiti delle altezze dei locali abitabili. I consiglieri del Partito Democratico hanno espresso voto contrario al provvedimento, sostenendo che permette di rendere abitabili i seminterrati anche con altezze modificate al ribasso, permettendo forti speculazioni. Il Movimento 4 ottobre ha ribadito il voto contrario, sostenendo che la semplificazione annunciata dalla legge in realtà toglie possibilità di controllo dei comuni sulle costruzioni. Il capogruppo di Liberi Uguali Verdi ha sostenuto che questa legge rischia solo di fare danni perché è piena di deroghe e renderà abitabili anche i locali più bassi che saranno soltanto utilizzati dagli speculatori per creare nuovi spazi insalubri da affittare ai più poveri. Il Consiglio Regionale è protagonista alla 34esima edizione del Salone Internazionale del Libro Decine gli eventi in programma il Consiglio regionale del Piemonte rinnova anche quest'anno la sua presenza al Salone internazionale del libro dal 19 al 23 maggio con l'impegno di valorizzare l'identità e le specificità territoriali mettendo in connessione cultura e turismo, tradizione e paesaggio, agricoltura e sostenibilità come sottolineato dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale. Una particolare attenzione sarà dedicata al mondo dei borghi del Piemonte, non solo quali mete turistiche, ma anche come luoghi dove è bello vivere e lavorare. Senza dimenticare i tesori della terra a chilometro zero, che saranno protagonisti di ricette da favola ideali sia per i grandi sia per i bambini. Nell'anno europeo dei giovani numerosi incontri saranno incentrati sulle nuove generazioni. Facendo leva sull'importanza della cittadinanza attiva, sarà presentato il progetto formativo promosso dal Consiglio regionale che intende coinvolgere ragazzi e ragazze in un'azione propositiva rispetto ai temi del digitale, dell'ambiente e dell'Europa. Agli studenti piemontesi sarà inoltre dedicato un momento speciale con la premiazione dei vincitori dei concorsi indetti dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. I giovani saranno i destinatari principali di altri due incontri. Il primo, organizzato da difensore civico e garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, vuole riflettere sul potere della comunicazione come strumento per combattere pregiudizi e discriminazioni. Il secondo, a cura dell'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura e della Guardia di Finanza, intende sensibilizzare i ragazzi sull'uso responsabile del denaro. E infine ideato proprio per gli studenti piemontesi il progetto Andiamo a segno per promuovere l'etica sportiva e il contrasto alla sedentarietà. I 35 anni della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di candiolo saranno celebrati con un evento sostenuto dagli Stati Generali della Prevenzione e del Benessere che racconterà gli importanti traguardi raggiunti da questa eccellenza medico-scientifica. Alla Forza delle Donne, sia in tempo di pace sia in guerra, sarà dedicato l'incontro promosso dal Comitato regionale per i diritti umani e civili e la consulta femminile regionale. Un altro anniversario, il 120° dalla nascita di Erminio Macario, sarà poi ricordato nell'appuntamento che presenterà le iniziative in programma sostenute dal Consiglio regionale e curate da Lingua Doc per rendere omaggio a questo grande artista piemontese. Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito cr.piemonte.it. Festa del Piemonte, primo via libera in Commissione Bilancio. La prima Commissione ha dato a maggioranza il via libera alla proposta di legge presentata dal Presidente del Consiglio regionale che istituisce per il 19 luglio la Festa del Piemonte. Un provvedimento che nelle intenzioni del proponente deve servire a valorizzare la storia e la cultura del territorio piemontese, delle radici e delle identità così come si sono andate delineando nel corso dei secoli insieme ai suoi simboli, lo stemma e la bandiera e il suo statuto. La data del 19 luglio è stata scelta perché ricorre la battaglia della sietta del 1747 in cui le truppe dei Savoia respinsero l'attacco francese e che è considerata uno dei momenti fondanti dell'autonomia e dell'identità piemontese. La proposta di legge ridefinisce anche il ruolo del centro Gianni Oberto istituito da una legge regionale dell'80 con lo scopo di salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale piemontese ampliandone il comitato consultivo che di concerto con il presidente del Consiglio regionale deciderà sul calendario delle iniziative volte a valorizzare la storia e la cultura piemontese secondo le specificità dei diversi territori. Il provvedimento infine ridefinisce le modalità di esposizione della bandiera del piemonte, il cosiddetto drapeau, in occasione della festa e di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale. Il mondo che verrà, quali gli scenari geopolitici dopo la guerra in Ucraina, il tema è stato al centro di una serata di riflessione organizzata dal Comitato regionale dei diritti umani. In questo momento di gravi tensioni mondiali a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e nella speranza che ci si sieda presto intorno a un tavolo per negoziare, è tempo di riflettere sulla nuova geopolitica che ne scaturirà. Niente sarà più come prima, schieramenti e alleanze subiranno profonde mutazioni, avremo blocchi di nazioni ancora più contrapposti mentre incomincia a incomberi per i paesi più poveri lo spettro della carestia per la crisi del grano. E proprio su questo mondo che verrà hanno cercato di dare risposte Lucio Caracciolo, direttore di e Francesco Marino, responsabile del TG Rai Piemonte, nel corso di un incontro che si è tenuto all'Arsenale della Pace di Torino. L'evento è stato organizzato dal Comitato Regionale dei diritti umani e dal coordinamento interconfessionale Noi siamo con voi. Ci vuole uno sforzo di diplomazia straordinario per riuscire a comporre la situazione. Ciò non toglie che non ci dovrebbe mai essere un equivoco fra l'aggressore e l'aggredito, l'invasore e chi è stato invaso, altrimenti cancelleremmo anche ogni idea di giustizia. Certamente ne usciremo molto diversi, tutti più o meno indeboliti, alcuni battuti, nessun vincitore perché francamente non riesco a immaginare una soluzione che sia veramente stabile e utile per tutti. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!